Il piano di risanamento acustico dell'acciaieria Arvedi è inadeguato perché è limitato solo ad alcune aree. Lo ha dichiarato Luigi Frigoli, cittadino di Cavatigozzi, durante la riunione dell'Osservatorio Arvedi svoltasi ieri nella sala del Consiglio Comunale. Frigoli, che fa parte del Comitato di Quartiere, ha dato voce alle richieste dei residenti e ha ricordato che nella frazione cremonese di Cavatigozzi sorge una scuola elementare esposta da anni e anni a un impatto acustico elevato. Il Comune di Spinadesco, da parte propria, ha richiesto a un tecnico di redigere il nuovo piano di classificazione acustica del centro abitato. Frigoli ha insistito sul bisogno dei residenti di vivere in condizioni adeguate e non di essere esposti a rumori da 60 decibel. Le segnalazioni inviate dai cittadini sono meno frequenti che in passato, come ha fatto sapere Daniele Sacchi dell'ARPA, ridotte a 4 o 5 al mese. Entro dicembre l'industria siderurgica dovrà completare le opere previste dal piano di risanamento acustico e in seguito sarà l'amministrazione provinciale mediante l'ARPA a misurarne gli effetti. Nella mattinata di ieri si è tenuta una riunione tecnica in provincia, come ha fatto sapere la funzionaria del comune Cinzia Vuoto, nella quale l'industria siderurgica ha presentato un nuovo studio di impatto ambientale. Altra richiesta in corso da parte dell'Arvedi riguarda l'aumento di produzione. Secondo le osservazioni presentate da alcuni cittadini, non sono previste compensazioni in seguito all'installazione del nuovo forno di fusione e nemmeno è chiarito quanto crescerà la produzione di scorie e che impatto acustico ci sarà. Da parte propria l'ARPA ha sottolineato di essere l'unica agenzia in Lombardia a effettuare controlli di questo tipo, malgrado tutte le difficoltà presentate dalle oltre 100 fonti di rumore che si trovano presso l'acciaieria. L'osservatorio chiarirà poi quali risultati ha dato l'ispezione dell'ARPA sulle emissioni in atmosfera. Infine Renato Crotti, a nome dell'acciaieria, ha garantito che il piano di risanamento acustico sarà completato entro il 21 dicembre come previsto. Ezio Corradi, del Coordinamento Comitati Ambientalisti, ha sostenuto durante l'osservatorio Arvedi che non risulta comprensibile il motivo per cui siano stati ridotti i controlli sulle emissioni di diossina che producono effetti dannosi anche se risultano nei limiti di legge.